Ragazzi, oggi vi mostrerò come ricavare un chatterbait da un vecchio spinnerbait. Molto semplicemente utilizzeremo più o meno tutte le stesse componenti dello spinnerbait. E adesso cominciamo. Allora, prima di tutto andiamo a togliere le palette. Facciamo qua. Ok, adesso dobbiamo controllare un attimino com'è il nostro filo, se è nelle condizioni di essere riutilizzato. Poi proveremo un attimino a raddrizzarlo. Adesso spostiamo il gonnellino all'indietro, poi con la pinza becchi tondi creiamo una robetta qua, così, poi a questa distanza facciamo una curvatura, così più o meno, e poi anche qui. Andiamo a piegarlo verso il basso. Adesso abbiamo tenuto, diciamo, l'aggancio. Ora prendiamo una paletta colorado e facciamo due fori, così vedete. Mi raccomando che devono stare sotto il centro della paletta, perché se vanno sopra dopo il movimento non è più da chatterbait. Così. Allora adesso andiamo a infilare la nostra palettina. Tac. E adesso avvolgiamo il nostro filo delicatamente perché per non spezzarlo andiamo ad avvolgere alla base dei gonnellini. Adesso tranciamo, abbiamo tenuto la prima parte, adesso vedete che è un po' stortino, con la pinza lo raddrizziamo un attimino, ecco qua, va bene, più o meno, eccolo qua. Ora non ci resta che fissare il moschettone, in questo caso non ne ho, quindi farò un raccordo io con il filo d'acciaio. Ecco, andiamo a mettere il gonnellino, vabbè, starà un po' più basso, ma chi se ne frega. Ok. Ora dobbiamo appiattire un attimino la nostra paletta. Adesso mi sono dimenticato, avrei dovuto farlo preventivamente, però dovremmo riuscirci lo stesso. Un martellino. Ok. Ok,
l'abbiamo appiattita. Adesso eccola qua. Ora creiamo il nostro alloggio, andiamo su, facciamo tac. Dietro mettiamo questo, lo infiliamo, dopo avergli fatto i buchi io gli ho messo questo cavetto, e se voi potete metterci il moschettone classico, e adesso proviamo a vedere come nuota. Va bene, ciao.